potrai o no, le ragazze, anzi preparatevi perché questo sarà il primo di una lunga serie di try on haul. Io sono super 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 gasata per questa cosa. In realtà sto aspettando mi arrivino altre cose, però nel frattempo mi sono detta va bene dai, almeno non li faccio venire troppo lunghi, che credo siano anche più agevoli poi da guardare per vedere tutti quanti i capi, quindi l'intenzione di farli un po' più piccini, insomma credo siano più gestibili. Ad ogni modo ragazzi, cominciamo subito. Partiamo con questi stivaletti che ragazzi sono un amore, sono comodissimi. Poi mi piaceva il tacco così arrotondato, quindi non il tacco squadrato, mi piacevano veramente tanto. Uno stivaletto un po' per tutti i giorni. Io vi dico la verità, ne ho un altro che ho sfruttato tantissimo, quello di prima donna, solo che è molto più alto di questo, comodo per carità, l'ho usato anche per viaggiare, comunque comodo, anche se fino a un certo punto, nel senso che comunque il tacco è più importante di questo, più sottile di questo, anche se comunque spesso, però questo è ancora più spesso, insomma. Però quelli ormai ragazzi penso proprio li devo mandare in pensione, perché hanno veramente tanti anni quegli stivaletti. Quando comincio a passare tutto questo tempo con le scarpe ho sempre paura che mettendole, indossandole, stando in giro, mi possano abbandonare, tipo si possa staccare qualcosa, la colla magari invecchiata. È il mio incubo, davvero il mio incubo, quando ho delle scarpe preferite che riesco a portare avanti nel tempo, è il mio incubo. Però mi sono durate veramente tantissimo quelle. Ad ogni modo queste mi sembrano un valido sostituto di quelle scarpe, quindi felicissima. Questa t-shirt carinissima, peraltro è la maglia con la quale ho sostenuto l'esame, carina quanto mi piace, ci sono particolarmente affezionata per questo motivo, un po' sgualcita perché è appena uscita dall'asciugatrice, però guardate è veramente stracarina. Questa vi faccio vedere anche la lunghezza, ecco, considerate si è fatta già un lavaggio in lavatrice e un passaggio in asciugatrice, è rimasta perfetta. Sono tutti i capelli si sono sfatti. Come dicevo nell'altro try on haul, sono in quella fase nella quale guardo sia le cose per l'autunno, ma sia ancora le cose, quelle lì più fresche, tipo appunto mezza manica eccetera, ma anche perché tipo canottierine, magliettine, poi con i giacchetti sopra, io me li porto avanti ancora per un po', quindi ok. Arriviamo a questa maglia che devo capire un attimino come, credo che queste balze vadano di qua, no, non così, giusto? Non lo so, ma quando è così suppongo mi sia piccola di spalle, non ho capito se va qui, ma non credo che i volan vadano lì interno. La manica è a 3/4, è carinissima, peraltro veste anche bene, mi piace anche lo scollo fatto così, però devo capire, questi li devo stirare per mandarli di qui, ma siamo sicuri vadano di qui? Che carina, mio Dio, è carinissima questa maglia. Devo rivedere l'immagine sul sito per capire dove vanno messi questi flap. No ragazzi, è delizioso, devo soltanto appiattire un pochino questa storia. Il tessuto è comunque leggero e sottilissimo. Questa felpetta mi piace un casino. Ve l'avevo mostrata anche nelle stories, però quando mi era arrivata però ancora la dovevo provare. È veramente carina. Allora, considerate, questi sono a vita bella alta, questi pantaloncini. Questa è un po' crop, quindi non arriva lunghissimo. Considerate, io qui ho il bacino, questa arriva un pochino più su, insomma, quindi volendo questa si può mettere anche un po' dentro qualcosa. È proprio carina. Poi mi piaceva il colore, vedete poi com'è fatta, un po' più larghetta, cuciture, vedete come sono fatte, un po' più carina. Non me lo stavo assolutamente ricordando, ho un sacco di pantaloni, ho un sacco di pantaloni. Sì, intanto il mio chignon improvvisato è, lo devo rifare. Ok, volevo farvi vedere però la felpa, è di quelle diciamo mezza stagione, cioè non è una felpa pesante, è garzata all'interno. Prima di passare alla carrellata di pantaloni, uno in particolare fichissimo, me ne ero proprio dimenticata, ok, perché alcune di queste cose le avevo prese ancora che stavo studiando, quindi proprio passato di mente. Ho ripreso anche un po' di cose di intimo, perché ogni tot io praticamente rinnovo il mio cassetto dell'intimo. Visto che c'è questo brand su Amazon che mi piace un casino, Iris and Lily, questo brand mi piace veramente tanto. Io ho già degli slip che ho anche ripreso, non sono degli slip, sono tipo culotte brasiliane, si chiama? Credo di sì. Ok, e sono esattamente di questo colore, quindi ho voluto prendere questo triangolino, che è comodo per stare in casa perché non ha ferretti, non ha imbottiture, non ha niente, quindi proprio comodo comodo, ed è delizioso. E si riprende appunto con quelle culotte che sono queste, ve le mostro, guardate che carine che sono.
Sono comodissime, ragazze, sono belle e sono comode. Metti tipo tanga o proprio il perizoma, perizoma. Non lo so, non mi piacciono tanto esteticamente, sono onesta. Preferisco questa che praticamente si poggia sul gluteo. Vedete com'è fatta? Però non avendo cuciture non lascia segni, che è fastidiosissimo il segno, no? Questa si poggia e secondo me è bella esteticamente da vedere ed è comoda, ecco, soprattutto. Quindi adesso ho il coordinato, vedete, si riprende anche qui l'astico. Carini, sono molto felice. Poi, sempre di Lisa Lili, ho detto io amo questo brand. Ho ripreso quelle che io chiamo le canottiere di Batman, sapete? Io ho passato l'intera estate praticamente con queste canottiere, o nere o bianche. Se non erano nere erano bianche, se non bianche erano nere. E per l'inverno invece, al di sotto delle maglie, sempre di questo brand, utilizzo quelle con le spalline sottili, le bretelline sottili. Io ragazzi adoro, adoro, sono, poi sono buonissime, lavaggio, io butto in asciugatrice, ho fatto una piega meravigliosa, meravigliose. Per Iris and Lily, cosa c'è? Ah, eccole, appunto. Vedete, neanche mi ricordavo di averle prese, anche quelle con le bretelline appunto più sottili. Oddio no, per casa le utilizzo anche così, però tendenzialmente queste le utilizzo in inverno sotto le maglie perché io ho bisogno delle canottiere. Cioè io non riesco più ad indossare un maglione, una cosa senza avere la canottiera al di sotto, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. Quindi il pack con due canottiere, quindi spallina stretta, spallina larga, sempre per casa, sempre di Iris and Lily. Hanno davvero un sacco di cose, vi lascio comunque i link nel box informazioni. Guardate che carino, questo ha la coppa preformata, però niente imbottitura, niente ferretto, quindi sempre morbidino, così per stare in casa, per stare comodi, insomma, però avere sempre qualcosa di carino. È blu con questa cosina lilla. Pantalone nero, tessuto meraviglioso, però è un pantalone un po' di quelli come piacciono a me, che si possono utilizzare in occasioni diverse, perché questo lo posso mettere per un abbigliamento sia casual con le sneakers, perché qui è all'elastico, ora ve lo faccio vedere da vicino, però lo posso mettere anche con un tacco per un abbigliamento un po' particolare, un po' metà metà, finisce tipo a sigaretta per intenderci. Vedete che bel tessuto, ed è molto sottile questo tessuto in realtà. Qui c'è l'elastico con il laccino, le tasche. Raga, io continuo a provarci, nel senso che sono rimasta nell'armadio dopo l'ultimo decluttering, sono rimasta con due jeans, quindi sono di nuovo alla ricerca di jeans che mi stiano bene. E non è affatto una roba semplice trovare un jeans che stia bene. Allora, questo devo capire se mi sta o se non mi sta. Vedo perché vedo, non so se avete presente quel difetto che fanno molti jeans qui. Questo è appena accentuato, non è enorme come difetto, però un po' lo fa. Non lo so, sarà che è tanto che non utilizzo jeans stretti effettivamente. Che poi per il resto è veramente carino. Vita alta, lunghezza perfetta. Secondo voi mi fa difetto? Sapete che non me ne riesco a rendere conto? Non è malvagio, poi è un bel materiale. Oddio, ci devo pensare, ragazzi, aiutatemi nei commenti, secondo voi tengo o mando indietro? Questo è addirittura più morbido dell'altro. È un materiale aderente, però non comprime tantissimo, cioè non lo sento tipo pressa, non so spiegarvi. È sempre vita altissima, perché per me è fondamentale la vita alta. Stretti sotto. Sapete che forse il colore di questo mi piace anche più dell'altro? Questi hanno un lavaggio fichissimo, raga mia. Gioia, questo è felpato, è un pantalone di tuta felpato bellissimo, color salmone shocking. Messo bene con i polsini al di sotto, perché per me è fondamentale che abbiano anche i polsini. Si chiamano le cavigliere? Come si chiamano? Vabbè, insomma, l'elastico. Non mi piacciono i pantaloni di tuta aperti al di sotto. Questo è veramente bello, 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 bello. Non considerando il fatto che sono totalmente fuori forma, che sono stata 3 mesi seduta, quindi il mio corpo ne ha risentito tantissimo. Volevo provare, però, perché ancora non li avevo neanche provati, i nuovi completini che mi erano stati inviati da MyProtein. Anche perché settimana che viene, anzi, quando voi vedrete questo video, sarò tornata in palestra. Questo è fighissimo, vedete, davanti è così e dietro è tipo striato, vedete? Poi il materiale è veramente bello. Ok, un po' in bilico perché sono in equilibrio qui su, tanto così, ok, del bordo del letto, però così dovreste riuscire a vederlo. È figo, è veramente figo, ce l'ho sia così, me l'hanno inviato sia fucsia che blu. Senza che me lo sto a provare tanto lo stesso, per quanto riguarda MyProtein, considerate, io porto la S sia dei top sia dei pant, vestono regolari, insomma, io sono una S, con il loro abbigliamento ho la S, quindi vi lascio il link anche di questi nel box informazioni, vi ricordo anche peraltro il mio codice sconto, che bello anche blu. E poi quest'altro modello, ragazzi, che figo,
Questo è fatto proprio diverso. Allora, il top è già diverso, come vedete. E vi devo dire, ragazzi, danno un bel sostegno. Bello, faccio vedere anche dietro. Fatto così. Mi piace troppo con scritto MP, perché ovviamente My Protein, però mi ricorda Michela Parisi, sono praticamente le mie iniziali. Cioè, è troppo figo. In realtà ce n'era anche un altro di completino che avevo preso io, però non c'è più. Nel senso, recentemente ero andata nel sito ed era sold out quello, quindi non ve lo so neanche a mostrare, insomma, perché tanto non c'è più, insomma. Quindi se poi dovesse piacervi non vi saprei indicare dove prenderlo, perché appunto non c'è più. Con questo è tutto per oggi, perché a breve arriveranno altri try on haul. Per i prossimi mi piacerebbe anche ricambiare impostazioni. In realtà questo video di stamattina è stato un po' improvvisato, nel senso che già so che mi devono arrivare altre cose, quindi come vi dicevo non volevo fare video troppo lunghi. Poi in realtà stamattina mi ero preparata per fare delle cose, poi mi sono saltati tutti quanti i piani, quindi ho sfruttato il make up per filmare il video, sono onesta e sincera. Però dai prossimi video mi piacerebbe cambiare l'impostazione e vabbè, poi lo vedrete, ok? Vedrete dal prossimo video che cosa ho in mente, sperando che poi funzioni nella realtà, perché non lo so. Impiegherò il doppio del tempo sia per filmarlo sia dopo per caricarlo. Penso che poi il risultato sarà migliore. Ok, la smetto di chiacchierare, vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Come sempre fatemi sapere nei commenti qual è il capo che vi è piaciuto di più, quello che vi è piaciuto di meno. Vi mando un bacio, un abbraccio. Non lo so.